Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Ho la stessa mise e lo stesso make-up del video precedente di qualche giorno fa, semplicemente un po' migliorato e definito, perché nello stesso giorno ho ricevuto due pacchi, sia il pacco di NARS e sia il pacco del mio secondo ordine di Avon. Ebbene sì, ho fatto un altro ordine. Sempre però per quel discorso del credito da Avon Leader che avevo da smaltire tra luglio e agosto, per cui insomma ho finito tutto quello che avevo con quest'ultimo ordine, che però vi devo dire erano tutte cose che mi servivano. Spero ci sia tutto, perché il pacco è appena appena, non credo sia stato mai messo sinceramente. Eccolo qua, lo apro con voi anche questa volta. Partiamo subito dal cartaceo che non ci interessa, così lo togliamo subito davanti. Questo qui è l'album di settembre, c'è il lancio del nuovo Fareway, vedete carina la copertina, molto autunnale. Poi di cartaceo abbiamo anche questo, che cos'è? Agosto. Ah, offerte imperdibili, ne hanno mandato due, vabbè, ormai non mi servono. E sì, poche cose ma buone. Partiamo dal non cosmetico. Sì, partiamo da un cosmetico. Allora, ne ho preso due, quindi vedete, non solo vanità, ma anche roba di intimo. Ho preso due reggiseni. Questo è un reggiseno nuovo. Io ho preso spesso, quasi tutti i miei reggiseni sono di Avon. Negli anni mi sono sempre trovata benissimo, devo dire. L'ho preso in questa colorazione. Questo è nuovo, è il Bradapt Bra. Quindi il bra che si adatta molto facilmente alla forma del seno. Le taglie sono 3, quindi ecco, non bisognerebbe, non credo ci sia facile fare errori, voglio dire, se riesco a parlare. È simile al The One, per chi conosce Avon o i reggiseni di Avon sa di cosa parlo. Reggiseni insomma senza ferretto, imbottiti, tipo top, ma ben definiti. E questo qui è il mio Bradapt, l'ho preso nella taglia uguale a questo, taglia 44-46, sì, diciamo la M sarebbe questa qui, ed è tutto nero, taglio laser, coppe che si possono anche estrarre, credo, o forse no, sì, si possono togliere, ma io non le toglierò, e soprattutto non ci sono ferretti, che a me danno fastidio non tanto quando ci sono, ma quando iniziano a fuoriuscire, si bucano da un lato, iniziano a toccarmi l'ascella. Devo cucirli, poi si strappano di nuovo, insomma, mi danno fastidio, però ce li ho comunque sempre col ferretto. Questo è il reggiseno, spero mi vada bene, mi piaccia, mi serviva proprio il reggiseno nuovo, perché quelli che ho sempre di Avon, tipo il The One e un altro simile, li ho belli che consumati negli ultimi mesi, quindi fuori due e entrano altri due, soprattutto questo nero che utilizzo sempre, io utilizzo tutto nero. Intimo, quasi ho qualcosina di bianco, proprio un capo nude che potrebbe servire sotto qualche vestito, qualche camicia, tutto il resto nero e soprattutto ce l'ho anche bordeaux, il mio colore ovviamente. Quindi questo qui sembra un bellissimo reggiseno, lo proverò boh, in un video, vi farò sapere se vi interessa, comunque, o ve lo scrivo nei commenti successivamente. Sono usciti di vari colori, inizialmente erano usciti nero, nude. E bianco mi sembra di no, rosa, nero, nude e rosa, un rosa, rosa antico molto chiaro, bianco mi sembra di no, e poi c'era questo lilla. L'ultimo colore uscito è un corallo, molto molto bello, però io non l'ho preso perché non uso molto quei colori, ho iniziato finalmente un po' a selezionare, se no prendo tutto di tutto, e ho scelto questo lilla, che oltre ad essere molto estivo, sembra bianco, in realtà è lilla. Si vede? È tipo questa, ce l'ho proprio sotto mano, tipo questa terra, il pack di questa terra di Kiko, ecco per capirci, vedete? È così, sembra bianco per la luce, in realtà è lilla. Un lilla molto chiaro e mi sembra molto bello, si vedrà che è lilla da qualche parte, eh? Sì, vabbè, comunque. E lilla è il lilla glicine, diciamo, più, me l'aspettavo più scuro, un viola più scuro. Comunque, lilla glicine. Come anche il viola sono tra i miei colori, diciamo, pastello preferiti, perché non amo molti colori pastello, però questo lilla mi piaceva molto. Anche da usare in estate, che ne so, con una camicia tipo questa, questo caftano, se è poco poco aperto, non ho il costume sotto, ma ho questo reggiseno, non succede nulla, nessuno grida allo scandalo, perché, insomma,
registro molto molto pieno e definito. Li proverò sempre stessa taglia. Ah, non vi ho fatto vedere in entrambi la chiusura, sia in questo nero che in questo, e con i gancetti, e poi si possono regolare. Mentre il reggiseno The One di Avon ha spalline fisse, questi qua invece si possono regolare, queste spalline qui. Mi piacciono molto. Infatti costicchiano pure tra i 22, sui 22 euro, io insomma col mio sconto una ventina di euro li ho pagati, quindi siamo lì, molto molto belli. Passiamo subito alla cosmetica. Questo che cosa? Non mi ricordo più cosa... Non mi ricordo più che cosa ho preso. Sono passati solo, boh, 10 giorni dal mio ordine. Comunque, vabbè. E mi è arrivato anche molto presto, però io non ero in casa, quindi l'ho ricevuto adesso. Allora, passiamo invece, vediamo un po' cosa vi mostro. Le anteprime ve le mostro dopo, di settembre. Vi mostro un set che ho preso, sempre credo dall'anteprima, sì, dell'Advanced Technique di shampoo. Finalmente posso ricomprare gli shampoo perché li ho terminati. Ah, ragazzi, vi ho detto, ho preso tutto per necessità, eh. Solo una cosa ho preso, vabbè, una cosa per sfizio e un'altra cosa per, diciamo, collezionismo. Due cose, vabbè. Profumi, poi ve li faccio vedere. Questi invece onestamente mi servono, mi è finito lo shampoo e a breve lo metterò in doccia. Si tratta di questo set della nuova linea Volume, Advanced Technique Mega Volume, shampoo da 400 ml, balsamo da 250 ml, e poi c'è questo spray, sempre trattamento per definire un bel volume, ai peptidi, vitamine e peptidi. Complesso di vitamine e peptidi, insomma. Dato che, come sapete, come vedete, i miei capelli sono belli folti ma sottili, ma non hanno volume perché appunto sono molto, sono lisci e sottili. Sono tanti, vi assicuro che sono tanti, sembrano pochi perché sono sottili, ma sono molti i miei capelli e peccano in volume. Quindi dalle radici utilizzerò, mo vediamo come, credo sulle radici, sì, trattamento spray che appunto dà più volume al capello. Forse non solo sulle radici, da tutta la chioma si può utilizzare. Questo spray sembra molto carino e anche molto pratico, quindi ve lo mostro, spero si veda qualcosa. Ok, ho preso questo set, quindi per i capelli, ancora nulla di make-up vanity. E adesso passiamo ai profumi, perché poi vi mostro uno che già c'è, non in anteprima, questo qui, è il Passion Dance Dark. Io ho il Passion Dance classico con il pack Bordeaux. Questo qui pare sia uscito in Avon anche tanti anni fa insieme al Passion Dance del 2003. Io l'ho preso però la scorsa estate, che è stato rilanciato. Il pack è molto carino, sa di succo di frutta, perciò sto annusando come una scema questa scatola, sa di succo di frutta. Questo qui è il Passion Dance, bellissimo il pack, è bellissima anche la confezione, è nera, non è opaca come credevo, è un nero trasparente. La base, le note di questo profumo sono varie, ma soprattutto mi ha colpito il fiore di caffè, se non mi sbaglio. Lo spruzzo già, vediamo un po' com'è, visto che non ho ancora profumo oggi pomeriggio, stamattina. Non è male, un po' invernale, ma no, nemmeno, va bene per tutte le stagioni questo. Magari sì, più autunno inverno, però è buono, nulla di originale, però buono. Tenevo ad averlo perché ho l'altro, non li colleziono, però l'altro rosso devo dire che l'ho usato parecchio, quindi sta quasi finendo e volevo utilizzare questo. Al massimo, se proprio è, lo regalo a mia sorella, a mia madre. Comunque è buono, sì, mi piace. E ducis in fundo sui profumi, perché poi vi mostro un altro prodotto make up. La novità di settembre, dove sta il catalogo? Sotto i reggiseni, se riesco a prenderlo, eccolo qui. La novità di settembre, appunto, è il lancio del nuovo Fareway. Il Fareway di Avon compie quest'anno ben 30 anni. E io mi ricordo infatti che ogni 10 anni, vabbè, io sono dal 2010 in Avon, nel 2014 ricordo benissimo che uscì il Fareway Gold, credo, per i 20 anni del profumo. E quindi mi sembrava strano che nel 2024 non uscisse, non fosse ancora uscito nulla in primavera. Fatto sta che come rivoluzione, anche se Avon non specifica i 30 anni del profumo, diciamo il compleanno del Fareway, sono io che mi ricordo di questa cosa, che è un profumo uscito nel 94. Vediamo se lo dice inizio. Sì, diciamo che no, non parla dei 30 anni, credo. Vabbè, poi leggerò più attentamente, non mi sembra. Per questa
quest'anno finalmente ha tirato fuori una novità, ossia il fatto che tutte le boccette del Faraway cambieranno aspetto e saranno tutte così come questa. In questo caso il nuovo lancio è un flanker, si chiama Faraway Shine ed è appunto questo qui, e tutte le altre boccette di Avon del Faraway saranno appunto allo stesso modo, ovviamente colori diversi. Il Faraway Glamour sarà così, il Faraway Rebel sarà così. Il classico sarà come lo Shine, ossia questo qui, però con l'etichetta per distinguerlo dallo Shine, credo che l'etichetta sarà, sì, diciamo, invece che dorata, sì, l'etichetta è quella classica, quella che sta in copertina, sì, quindi in copertina troviamo il Faraway classico, non lo Shine. Il Faraway classico non avrà più la solita forma con la nappina nera, ma avrà questa forma qui. Abbastanza innovativa, devo dire che quando l'ho scoperto, quando l'ho visto, un po' ho storto il naso, però alla fine è sempre un aggiornamento, un modo per restare in linea con ciò che esce man mano nel tempo, ciò che esce fuori e viene lanciato man mano nel tempo. Non mi dispiace più, anche perché poi ho letto la particolarità di questa boccetta e mi piace molto. Ora, se riesco ad aprire la confezione, ve la mostro subito. Quindi ripeto, io ho il Faraway Shine, ho approfittato appunto di questo lancio per tenere una confezione in collezione. Cioè in collezione avrò in questo formato solo questo nuovo che appunto rappresenta questo lancio. Bellissima, wow! Questa qui è la nuova boccetta del Faraway. In questo caso è lo Shine. Questa qui è la testa, invece che tonda è schiacciata, sempre tonda, anziché sferica è schiacciata, sempre tonda. E questo qui è il profumo, lo spruzziamo di qua. Vorrei leggervi le note, vediamo se le trovo. Il profumo, eccolo qui. Buonissimo, buonissimo, caldo, estivo, ma non solo, buonissimo. Nulla di originale anche in questo modo, in questo caso, però molto molto buono. A parte che mi piace tanto, mi dispiace, ripeto, ho storto un po' il naso all'inizio perché il Faraway è conosciuto da anni in tutto il mondo, pare sia il secondo profumo più venduto dopo lo Chanel numero 5. Quindi, insomma, snaturare questa forma un po' mi dispiaceva, però tutto sommato è molto carino così la boccetta, ma la particolarità è che tutti quei profumini uguali, ma con colori diversi, quindi tutti i vari flanker del Faraway saranno impilabili, cioè posti chi li avrà tutti così potrà metterli uno attaccato all'altro senza occupare troppo spazio nella propria mensola o dove saranno infilati, ma soprattutto la cosa che mi piace tanto che ho letto è che la boccetta è ricaricabile ed ecologica perché in pratica si svita qui, vedete? Diventa una boccetta vecchio stile, un po' come il CK1 di Calvin Klein, si svita. Una volta terminato il profumo, potremo mettere quello che vogliamo, l'essenza, un profumo da un'altra parte, o forse venderanno le ricariche del Faraway, non so come andrà, però questa cosa qui ecologica mi piace tantissimo. Diciamo che in origine serve per fare meglio la raccolta differenziata, quindi buttare ad esempio nel vetro solo la boccetta e nella plastica e metallo tutto il resto, quindi la cannula con lo spruzzino e il tappo. Però io ovviamente non lo butterò mai lo stesso, e invece di metterlo nel vaso installazione luci che molte di voi conoscono, chi mi segue da un po' ha visto come utilizzo le boccette vuote dei profumi, in questo caso, a parte che è bellissima, io la utilizzerò infinite volte, infinitamente, con altri profumi o con lo stesso, se ci sarà modo di ricaricarlo. O che ne so, senza spruzzino, come profumo per l'ambiente, ci metterò due midollini, no? Quei bastoncini di legno, tre midollini, visto che comunque la bocca è stretta, non ne entrano tantissimi, e diventa un complemento d'arredo. A me questa cosa qui del spruzzino svitabile, separabile dal vetro, mi ha fatto impazzire, quindi mi piace tanto come idea. E adesso sono felice che Faraway abbia cambiato il pack. Bellissima questa boccetta, veramente bella. E il profumo è anche molto buono, è sempre sulla linea del Faraway, molto intenso, dolce, però meno pesante del Faraway classico. Ora vi leggo le note un attimino se le trovo, sperando di trovarle subito. Allora, le note sono... Dov'è? Allora, qui all'interno troviamo pepe rosa, muschio dorato,
È rosa di Isfahan, un antico esotico fiore persiano, utilizzato nella bellezza da oltre 2000 anni, è celebrato dalle donne come simbolo di illuminazione interiore. Quindi le tre note principali sono peperosa, muschio dorato e rosa di Isfahan. Mi piace tantissimo, veramente buono questo profumo. Buono, sì, ottimo. Somiglia a qualche altro, forse di... non so se è sempre Fireway. No, forse qualche altro profumo uscito in passato, però davvero buonissimo, molto molto buono. Allora, con i profumi... Ah no, diciamo che con questo profumo che ho acquistato mi hanno regalato, vabbè, ho preso un set dall'anteprima, mi hanno regalato una serie di campioncini, 5 campioncini di questo profumo, che poi darò a qualcuno, insomma, oppure se mi piace particolarmente me lo porto in borsetta. Dulcis in fundo, così tolgo lo scatolo davanti, posso mostrarvi. Credo siano questi gli unici prodotti. Sì, non manca nulla. Di solito con Avon non c'è mai un prodotto mancante. Un'altra novità, oltre a profumo, dall'anteprima ho preso queste altre due novità di make-up. Anche in questo caso non sono per me, tutte e due, cioè una per me e l'altra invece per mia sorella. E si tratta di un Precise Lip Stilo della Power Stay, quindi la linea con oltre 16 ore di durata, qua dice 10 ore di durata, ed è proprio un rossetto in stilo per le labbra, sicuramente molto molto duraturo. Questo dovrebbe essere il mio nella colorazione Model Maroon. Ovviamente, come ho detto, sto in fissa con questi colori violacei sulle labbra, soprattutto per i lip oil e i lip gloss. Per i rossetti un po' più pigmentati ci vado un pochino più piano, ma ho talmente tanti nude rosati, che voglio puntare un po' su colori un pochino più scuretti. Quindi questo è il mio, si vede dalla fascetta qui il mio colore, mentre mia sorella, come al solito, ho preso uno tendente al rosso. Anche se mi piace pure questo, forse me li tengo tutti e due io. No, io non ho due prodotti uguali, devo sceglierne uno. Vediamo. Quello che ho preso mia sorella è Crimson Legacy. Crimson, vabbè, non si leggerà mai, eccolo qui. Ed è di questo colore tipo magenta. Lo apro solo, non lo provo. Oh, Crimson è questo qui. Non riesco a capire se è un rosso o un magenta. Non è più rosso, no, no, rosso come si vedeva sul catalogo. Ok, no, rossi ne ho anche io, lei ne ha 300, io ce n'ho tipo 10 di rossi, ma a lei non sono mai troppi perché usa molto il rosso lei. Ecco, se riesco a rimetterlo a posto, ok. Proviamo il mio. Allora, tolgo via il lip balm di NARS che vi ho mostrato poco fa, voi lo vedrete, insomma, qualche giorno prima. Lo tolgo un pochino meglio senza lasciare residui e provo il mio rossettino. Rossettino di appunto questo qui della Power Stay Model Maroon. Devo dire il pack è molto carino, sembra una matita, un matitone occhi o anche labbra. E lo stilo è questo qui, si è un po' ammaccatino, forse si è ammaccato col tappo, non lo so. E questo qui è il colore, neanche così scuro come pensavo, quindi sì, come l'avevo visto sul pack. È retraibile, spero, sì, per fortuna. Questo qui è il colore. C'è molto prodotto all'interno e il colore è per me adoratissimo. Vado subito con l'applicazione, mi guardo allo specchio. Wow! Ecco, ha un... è proprio di precisione questo taglio, vedete? Il contorno è molto bellissimo, sembra una tinta labbra, un po' matte, sì, è matte credo la linea, sì. Vediamo un po'. No, non dice che è matte, però sì, insomma, si fissa sulle labbra ed è... Sul catalogo sembrava più scuro e invece è proprio il colore che io adoro. Proprio un borgogna di quelli che piacciono a me. Bellissimo. Che ne dite? Un borgogna magenta, un borgogna brillante, mi piace un sacco. Quindi questa è un'altra novità, per chi segue Avon sappiate che questi rossettini che usciranno credo a forse questi qua ad ottobre, questo qui a settembre, mentre questi rossetti Power Stay escono ad ottobre. Ve li consiglio, gli altri colori sono tutti chiari, nude, molto carini, però il più scuro di tutti credo fosse questo.
che poi così scuro non è ed è per me elegantissimo, stupendo. E dovrebbe durare ore e ore e ore. Vediamo se è transfer. Non è no transfer, un minimo si trasferisce, però resta a lungo sulle labbra. Direi che è fantastico, bellissimo. Niente, anche con questo haul di Avon abbiamo finito, sempre 20 minuti, non riusciamo a fare di meno. E io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!